Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7. A Saione e nuovo punto via Guido Monaco. Numero verde 800 909 206. L'Arezzo si aggiudica il trofeo del campionato Primavera 3 dopo un epilogo ai calci di rigore lunghissime con Ferraro che trova il colpo risolutore per far sognare quest'Arezzo targato Andrea Sussi che merita di volare alto. Il successo amarante è arrivato a seguito di una gara giocata ad altissimi ritmi, sempre intensa e in grado di regalare tantissime emozioni, con il risultato sempre in bilico e prima opportunità per Damiano Marras che prova la conclusione dal limite, pallone che sorvola la traversa. Il Cesena risponde con Berti Gagliardi, controlla. L'incontro è piuttosto equilibrato, però a essere più incisivi sono i bianconeri che trovano l'opportunità per passare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Stependi conclude da sotto misura e sblocca il match in questo modo. L'Arezzo non si ferma, reagisce nel giro di pochi minuti, ristabilisce la parità. L'azione prende il via dalla linea mediana impostata da Martelli e Verdelli libera il tiro Damiano Marras che sceglie la conclusione angolata e sorprende Fabbri. Stessa intensità di gioco nella ripresa con la prima palla gol costruita dall'Arezzo con la conclusione di Memusci che prova a risolvere una mischia davanti a Fabbri ma non inquadra la porta. Le due squadre non si risparmiano in campo e Cesena che ritorna nuovamente in vantaggio, conclusione di Ferretta e deviazione di Bolognesi quasi dalla linea di porta. L'Arezzo a Modena però è davvero straordinario, costretto a rimontare per la seconda volta il risultato, non perde di lucidità e con la consapevolezza dei forti riesce a pareggiare per la seconda volta, ancora Damiano Marras decisivo, conclusione in diagonale per Fabbri, non c'è niente da fare. Le due squadre non si fermano e si giocano il tutto per tutto e Cesena che ancora una volta si porta in vantaggio per la terza volta. Conclusione di Berti che incrocia Berardi e la deviazione risulta decisiva per mettere fuori causa Gagliardi. La gioia dei bianconeri dura poco perché bastano 2 minuti a Matteo Tordella per fissare il nuovo pareggio sul 3-3. Per questa sfida dall'esito infinito il play amaranto si fa tutto il campo, palla al piede, conclusione dal limite sul palo più lontano dove Fabbri non ci può arrivare. L'Arezzo poi termina i tempi regolamentari in avanti ma il risultato non cambia e si va all'epilogo dei calci di rigore. Laura, siamo nella saletta nuova del Barciano. Sì, siamo qui, abbiamo aperto questa saletta da poco e è disponibile per tutti i nostri clienti dove possiamo dare serenità, tranquillità e sicurezza soprattutto. Sì, abbiamo una cucina vista per farli sentire a casa loro, dove è possibile usufruire della cena dal mercoledì al sabato con pizza e la nostra specialità che è sushi di carne. Le pizze d'asporto ci sono sempre? Le pizze d'asporto ci sono sempre dal martedì al sabato e solo per il periodo estivo siamo chiusi la domenica, ma poi rinizieremo anche la domenica. Grazie e buon lavoro. Grazie. Calci di rigore che non iniziano nel migliore dei modi per l'11 amaranto e a metterci una pezza ci pensa Gagliardi che sfodera un paio di intuizioni, due parate importanti che consegnano a Ferrare il pallone che può far volare quest'Arezzo. Il difensore con naturalezza, tranquillità e freddezza con l'esperienza di un veterano spedisce il pallone al 7 e consente all'Arezzo di tagliare un traguardo importante che testimonia la bontà del progetto di quest'Arezzo, il lavoro e la professionalità di tecnici e calciatori, perché questi ragazzi hanno dimostrato di meritare palcoscenici importanti.